Ciao, questa mattina sono passato davanti al giornalaio e come al solito mi sono lasciato abbagliare dagli espositori con le bustine a sorpresa, da bravo gagno che sono, e ho visto questi Cronox. Non li conoscevo, non li conosco tuttora, però mi hanno attratto perché non sono tratti da qualche cartone animato, da qualche film o fumetto che io conosca. Sono pubblicati da De Agostini e costavano solo 2 euro, allora ho deciso di provare a vedere che cosa sono. Allora, io tanto per cominciare non prevedo un futuro brillante per questa serie, perché dopo che l'ho acquistato ho scoperto che inizialmente costava 2,50 euro e poi il prezzo è stato abbassato a 2 euro soltanto, quindi per loro non va bene. E poi qua su c'è scritto, visto che tanto non so che cosa sono, c'è scritto vai a vedere cosa sono su www.cronox.it. Mi sono precipitato su internet a visitare questo sito e ho scoperto che il sito non esiste più e il dominio è di nuovo disponibile in vendita, quindi se volete è tutto vostro. I Cronox sono già morti e io ancora devo scoprire cosa sono. A occhi e croce mi sembra un po' la solita ricetta, però vabbè, perché no? Qui abbiamo un po' di simboli che saranno delle varie fazioni, c'è l'acqua, c'è la terra, indovinate, non è niente di nuovo, già i Gormiti non erano originalissimi, però i Gormiti mi hanno stupito, sono bellissimi, allora dico, perché non dare un pochino di speranza anche a questi? E così, boh, io devo ancora scoprire come sono fatti, proviamo ad aprirli. Allora, dentro c'è un supporto di cartoncino bianco che non ci serve più. Poi, questo libricino. Ah, è un poster questo. Sì. Un poster con, immagino che questo sia il nostro personaggio e poi gli altri personaggi della serie. Racconterà un pochino della loro storia, però. Boh, se volete leggete qui, io adesso non la leggo. Cosa abbiamo ancora dentro? Una carta, ovviamente, non è una novità. De Agostini, tutti i vari simboli delle varie fazioni. E qui un'altra descrizione piuttosto lunga, ma se volete leggerla fate pure un fermo immagine qui. E c'è disegnato un fondale naturale, montagne, fiume, foresta, quello che c'è. Un'altra carta, questa è del personaggio. Anche qui la descrizione, se volete leggerla, è tutta vostra. Punteggi per delle regole che nessun bambino si è mai preso la briga di leggere e penso che non lo farò neanche io in questo momento. E poi il personaggio, eccolo qua. Allora, il suo design per adesso non mi ha conquistato, devo dirlo. Vediamo un po' se così si vede meglio. No, il suo design non mi ha conquistato per niente. No, non è niente a che vedere con i vecchi Gormiti. E poi non è neanche stampato così bene, perché i piedi erano un po' troppo sottili, la gomma si è asciugata quando lui era tutto storto e così adesso non c'è verso di metterlo in piedi. Quindi non è proprio immondizia, è per 2 euro, per carità. Però non mi stupisce che non abbiano sfondato. Il suo personaggio, comunque il suo nome è Corax. Misterioso condottiero che vola silenzioso nel cielo, eccetera. Apriamo un'altra bustina, non credo che mi meraviglierà. Abbiamo di nuovo 2 carte. Tentacle, oh, però wow, è proprio quello che speravo di beccare, Tentacle. Perché nei Gormiti adoro Poivrons. E qui ho beccato Tentacle, che è il suo clone. Non è male, sono contento, almeno ho beccato quello che volevo e non sono 2 doppi. Quindi è una giornata fortunata, almeno da questo punto di vista. È praticamente impossibile sfuggire dagli attacchi di questo potente condottiero che prima spargia un inchiostro vischioso per accecare il nemico, poi accecare senza la I, è pure scritto sbagliato, poi li imprigiona con i suoi tentacoli soffocanti. Vabbè, quindi spruzza uno schifo e non sa scrivere. Qui un altro fondale naturale strano e potete anche leggere qui delle cose che adesso non c'ho voglia di leggere, i soliti punteggi che non capirò mai a cosa servono. Poi abbiamo un altro poster qui. Che questa volta immagino avrà, eccolo qui, Tentacle, il nostro personaggio. Va bene, sicuramente appenderò tutti e 2 i poster in casa. Il cartoncino che custodisce. Ecco qua Tentacle. Allora, non ho sotto mano adesso un Poivrons decente per farvi vedere perché i Gormiti hanno sfondato e questi no. Comunque, devo dirla tutta.
La costruzione del pupazzetto non è da morti di fame, non è tirchia assolutamente, è composto da tanti pezzi perché è pieno di sottosquadri, se vogliamo utilizzare un termine tecnico. I tentacoli sono attaccati dopo, addirittura questo tentacolo è composto da due parti per potergli dare questa forma, questa posizione particolare. Ho le luci nuove che fanno un po' schifo, non riesco a inquadrare. E anche le braccia sono state attaccate dopo, quindi la sua costruzione è abbastanza complessa, non sono stati tirchi nel produrlo. E che proprio lui non sembra un'idea vincente. Gli hanno colorato anche tutte le ventose addosso. Allora, filano sul mio mobile insieme alle altre sorprese di bustine un po' deludenti. Non sono da buttare, ma non ne prenderò altre. E non possono competere con i gormiti. Questo è quanto. Sono i Cronox. Se volete andare su internet e scoprire che non esistono più, fate pure. Ciao! We'll be right back.